MTB Gran Fondo, in collaborazione con... Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a MTB Gran Fondo. Immagini che vi arrivano da Arezzo, siamo in Toscana per raccontarvi oggi la Rampichiana. Arezzo è di origini antichissime, il suo centro storico è però di impianto medioevale. Questa è Piazza Grande, con l'imponente loggiato vasariano, forse modello di quello realizzato poi per gli Uffizi di Firenze. Arezzo è anche la città natale di Francesco Petrarca, la sua casa è visitabile. Oggi è un museo, sede dell'Accademia Petrarchesca di Lettere, Arti e Scienza. Questo invece è il Duomo di Arezzo, intitolato ai santi Pietro e Donato. Con la sua architettura gotica racchiude al suo interno importanti opere d'arte. Dietro alla cattedrale c'è il cosiddetto Prato di Arezzo all'interno della Fortezza Medicea, dove è allestita l'area team e la logistica della Rampichiana. La gara aretina apre oggi il circuito Coppa Toscana dopo l'annullamento della prima prova, la Gran Fondo Castello di Monteriggioni. La gara è valida anche per i Challenge Deltos Cup e circuito Super Six. C'è grande fermento intanto nei gazebo dei vari team, ci si sta preparando in vista della partenza. Presenti anche gli atleti del nuovissimo Cannondale MTB Pro Team, capitanato da Martino Tronconi. Martino che stiamo vedendo proprio in queste immagini e che sentiamo subito ai nostri microfoni. Ma sì, dai, una delle prime gare di stagione, è la terza, e che dire, è una bella gara. Ieri abbiamo provato gli ultimi 25 km dal GPM fino all'arrivo, c'è una prima salita veramente importante, che è dove diciamo si farà la corsa, anche se ci potranno essere un po' di ribaltoni da lì all'arrivo. Per il mio team insomma siamo partiti bene, siamo partiti con un primo e un secondo posto, altri piazzamenti, quindi siamo sempre lì davanti. Oggi c'è un bel parterre, ma proveremo a dare battaglia. Immancabili oggi anche gli atleti del Taddei Factory Team, che andiamo subito a sentire ai nostri microfoni. Intanto sta venendo fuori il sole, quindi inizia bene, e dai, è una gara che mi è sempre piaciuta. L'anno scorso ce l'ho fatta vincerla, l'anno prima ero là davanti che me la stavo giocando, quindi sicuramente cercheremo di replicare il successo dell'anno scorso, e la squadra siamo qua al completo, quindi diciamo quando corriamo in Toscana noi ci sentiamo sempre un po' in casa, quindi ci teniamo a far bene e niente, cercheremo di aiutarci per portarla a casa. Sono quasi un migliaio i biker presenti oggi ad Arezzo, e presente anche il nostro Daniele Bettini del team MTB Gran Fondo. Salutiamo anche Francesco Casagrande, oggi non più in bici ma nell'organico del team Taddei Factory. C'è grande fermento per entrare in griglia di partenza, lo start è previsto per le ore 10, c'è già un caldo sole ad illuminare i biker in centro storico ad Arezzo. Sta per entrare in griglia anche la campionessa lituana Katarzyna Sosna del Torpado Factory.
C'è grande voglia di mountain bike e di ritornare alle gare dopo l'inverno. Pronto anche il forte master, campione del mondo di categoria, si tratta di Nicola Morozzi. E tra i top biker questo è Casey Sout del Torpado Factory con la compagna di squadra, la lituana Katarzyna Sosna. Il colombiano Alarcón Ambrosio del Bottecchia Factory Team, Ole M del Cannondale MTB Team e questa è Silvia Scipioni del Cicli Taddei. Una prima griglia con tanti top biker italiani e tanti atleti internazionali, ma ora la parola alla griglia di partenza. Come si vede dalla lista iscritti è una gara dura alla fine, non solo dai partecipanti ma anche dall'altimetria, si parte subito in salita e sì, la parte più dura sarà l'inizio e lì sarà da soffrire e lottare. Domenico, nuovo team, nuovi stimoli oggi, e oggi rampichiamo. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Sono molto contento di essere qua in Toscana, la terra della mia squadra. È stato un buon inizio di stagione, partito con l'Andalusia, una gara a tappe. Purtroppo ho un piccolo problema al ginocchio che mi stava un po' rallentando, però il recupero è buono e niente, dai, quindi ho prima volta qui alla Rampichiana e mi hanno detto che è un bel percorso tosto, c'è una lunga salita inizialmente e ci sarà da stringere i denti anche perché ho visto che di grosse cilindrate qui oggi ce ne sono, quindi dai, vedremo. We will see, I checked the course 2 days ago. Ho provato la gara nei giorni scorsi, è molto bella con lunghe salite, io penso che sarà una gara molto veloce, ci sono tanti campioni, il tempo è buono e buona gara a tutti quanti. Manca ormai veramente poco alla partenza, tutto è pronto per lo start e alle ore 10 in punto scatta la partenza della Rampichiana. Si parte per un percorso di 43 km e 1300 metri di dislivello, a cui si affianca anche un percorso per così dire corto di 28 km e 860 metri di dislivello. Ce n'è per tutti i gusti. Oggi con la Rampichiana, gara che ricordo apre oggi il circuito Coppa Toscana. Sono quasi 1000 i partenti ed è veramente uno spettacolo vederli partire in questo contesto veramente incantevole. Siamo a fianco della cattedrale di Arezzo e a due passi dalla Casa del Petrarca e dalla famosissima Piazza Grande. Primissimi chilometri su asfalto, si esce dal centro storico di Arezzo per dirigersi sulla lunga salita verso il Gran Premio della Montagna che si raggiungerà al 15° chilometro di gara. Intanto con la telecamera posta su Moto 1 andiamo pian piano a recuperare la testa della corsa. A fare l'andatura c'è Thomas Wisnowski di MT Racing Team, poi gli atleti del Taddei Factory, Riccardo Chiarini, Diego Rosa, Francesco Failli, Andrea Siffredi, Scott Racing Team, tutti i migliori nel gruppo di testa. Testa della corsa che ha allungato sul gruppo, sono circa una ventina i biker che si sono portati al comando lungo la salita verso il Gran Premio della Montagna. Eccoli svoltare a sinistra con davanti Diego Rosa, Siffredi, Failli, Chiarini, Valerio, vantaggiato, Alessio Trabalza, Casey Sout, poi tre biker del Bottecchia Factory Team con il colombiano Juan Daniel Alarcón Ambrosio. Perde terreno invece Thomas Wisnowski. Dopo essere stato in testa nei primissimi chilometri di gara, transita anche la coppia Cannondale MTB Pro Team con il norvegese Ole M e Nicola Taffarel, seguiti da Martino Tronconi. Mancano ora circa 5 km al Gran Premio della Montagna di questa Rampichiana. Ora la salita è ancora più dura, però su strada bianca senza problemi a livello di fondo.
E in questo gruppo di biker scorgiamo anche la testa della gara femminile e al comando si è portata Katarzyna Sosna del Torpado Factory Team, seguita, anzi tallonata, da Sara Mazzorana della SD Biking Racing Team e terzo posto per la Toscana del Taddei Factory Team Silvia Scipioni. Leggermente più attardate ci sono Barbara Genga, team Mondo Bici Tecnoplast, Cristiana Lippi, ASD Ciclissimo Bike Team e Chiara Tassinari del team Essere. E qualche inquadratura anche per i tantissimi atleti master che non hanno voluto mancare oggi a questo importante appuntamento con la Rampichiana. Ma torniamo grazie alla regia in testa, dove, attenzione, si sono avvantaggiati in quattro. Ci sono i tre Taddei Factory Team, Riccardo Chiarini, Diego Rosa, Ramon Vantaggiato e l'atleta Scott Racing Team Andrea Siffredi. Intanto siamo nel punto di assistenza, si prendono le borracce, ci si disseta prima di arrivare al Gran Premio della Montagna di questa Gran Fondo Rampichiana, dove saremo al 15° chilometro. E siamo proprio lì con le nostre immagini. Attenzione, perché il primo a transitare sotto lo striscione del GPM è Diego Rosa, seguito da Riccardo Chiarini, poi Siffredi e Vantaggiato. In quinta posizione, con 53 secondi di ritardo, transita il colombiano Juan Daniel Alarcón Ambrosio del Bottecchia Racing Team, mentre devono passare oltre due minuti per vedere il gruppo inseguitore con Jacob Dorigoni davanti a tutti. Altro gruppo con i tre Canon del MTB Pro Team, Ole M, Nicola Taffarel, Martino Tronconi, poi Nicola Furiasse del team Cingolani. Intercettiamo anche Giuseppe Panariello, Bottecchia Factory Team, con alle spalle Davide Di Marco, Bike Therapy. Lorenzo Guidi in coppia con Thomas Wisnowski, che perde ancora terreno. Mentre queste sono le immagini che ci arrivano in diretta dalla mountain bike di Daniele Bettini del nostro team MTB Gran Fondo. Un tratto in single track guidato nel bosco. Grande, grande spettacolo oggi con la Rampichiana. Qualche chilometro indietro andiamo ad intercettare anche la gara femminile, dove transita da sola al comando Katarzyna Sosna, Torpado Factory Team, che ha perso la compagnia di Sara Mazzorana ed ora è da sola in testa a questa Rampichiana. Ma recuperiamo subito la gara maschile, dove al comando sono rimasti in due, attenzione, sono Andrea Siffredi tallonato da Riccardo Chiarini, più staccato in terza posizione Diego Rosa. Taddei Factory Team, sicuramente si giocheranno in due la vittoria a questa Rampichiana, mentre transita in quarta posizione Ramon Vantaggiato. Un percorso, questo della Rampichiana, disegnato da Dante Nocentini del comitato organizzatore Cavallino ASD. Percorso unanimemente apprezzato da tutti i biker. E grazie alla regia trasferiamoci in centro storico ad Arezzo, dove c'è grande attesa per l'epilogo di questa edizione della Rampichiana. E attenzione, sono in due, parte lo sprint. Riccardo Chiarini davanti, Andrea Siffredi dietro, si guarda indietro, braccio al cielo per Riccardo Chiarini, che va a vincere per la seconda volta consecutiva la Gran Fondo Rampichiana con il tempo di 1:49.06. In seconda posizione Andrea Siffredi del Scott Racing Team, eccolo inquadrato ora dalla nostra telecamera. E terzo posto per un altro atleta del Taddei Factory Team, si tratta di Diego Rosa. Diego accusa un ritardo da Riccardo Chiarini, suo compagno di squadra, di 58 secondi. Comunque soddisfatto ci sembra da queste immagini Diego Rosa. E quarta posizione per un altro atleta del Taddei Factory Team, si tratta di Ramon Vantaggiato, atleta veneto.
Continuano intanto a susseguirsi gli arrivi. Chiude in quinta posizione Francesco Failli, seguito da Domenico Valerio, sempre del Taddei Factory Team, e settima posizione per Casey Sout del Torpado Factory Team, seguito dal compagno di squadra Jacob Dorigoni. Nono posto per Juan Daniel Alarcon Ambrosio del Bottecchia Factory Team, e chiude la top 10 Samuele Giuseri del PS Cycling Team. E mentre si susseguono gli arrivi, andiamo subito alla cerimonia dei fiori, con al terzo posto Diego Rosa del Taddei Factory Team, al secondo Andrea Siffredi del Scott Racing Team e il vincitore Riccardo Chiarini del Taddei Factory Team. Ora la parola ai protagonisti di giornata. Sì, oggi è stata una gara divertente, dai, sono un po' le mie prime esperienze in mountain bike dopo tanti anni e... è bello tornare all'arrivo belli infangati, col sorriso in bocca, vuol dire che ci siamo divertiti. Ce li siamo andati di santa ragione, perché non è stata facile staccare Siffredi in salita e ci ha provato a staccarci in discesa, infatti ce l'ha fatta. Però dai, torno a casa con un podio, poco per volta sono sempre lì davanti nelle gare, mi diverto e la squadra sta andando fortissimo, si vince. Cosa si può chiedere di più? È stata una gara molto molto dura, caratterizzata dalla ciclita dei, erano in tantissimi. Ho fatto la prima salita molto forte, mi sono ritrovato insieme a Diego Rosa e Riccardo Chiarini, poi è rientrato un altro Taddei, siamo stati un po' insieme, abbiamo un po' giocato, scherzato, dai. E poi l'ultima parte ho deciso di attaccare, sono stato tutti gli ultimi 20 km davanti a menare, ho fatto selezione, siamo rimasti prima un terzetto e poi siamo rimasti io e Riccardo Chiarini, che poi mi ha saltato in volata e ha vinto meritatamente, dai. Sono contentissimo, corsa come ti avevo detto un po' di casa, quindi ci tenevamo tanto, abbiamo trovato un avversario molto forte oggi che ce l'ha fatta sudare, grazie al team, perché comunque eravamo in quattro davanti, tre di noi, l'abbiamo messo un po' nel mezzo, lui ha provato a giocarsi l'uno contro uno, anche perché arrivare nel finale con tre della stessa squadra penso che non era sicuramente vantaggioso per lui, però purtroppo io sono stato a ruota, stavo abbastanza bene, sono riuscito a tenergli a fatica perché ci ha attaccato su tutti gli strappi, però ce l'ho fatta tenerlo, e poi in volata dai, ho vinto abbastanza bene, e comunque merito anche della squadra che mi ha potuto tenere coperto tutta la gara, un po' come l'anno scorso che mi aveva coperto le spalle Francesco, io ero davanti, quest'anno mi hanno permesso di stare a ruota e vincere in volata. Complimenti a Riccardo Chiarini per la sua vittoria consecutiva alla Rampichiana, e attenzione per la gara femminile. Arrivo per Katarzyna Sosna, che va a vincere con il tempo di 2 ore 13 minuti e 38 secondi. Brava l'atleta del Torpado Factory Team. In seconda posizione arriva Sara Mazzorana della SD Biking Racing Team. E terza posizione per Silvia Scipioni del Taddei Factory Team. Cerimonia floreale con Silvia Scipioni, Taddei Factory Team, Sara Mazzorana della SD Biking Racing Team e la vincitrice, la lituana Katarzyna Sosna del Torpado Factory Team. Sì, è stata una gara molto bella, il percorso lo conosco ormai, è una gara che faccio da diversi anni. È un po' sofferta perché ancora sono a inizio stagione e comunque si è fatto sentire tutto il percorso. Quindi niente, lo prendiamo come un rodaggio e speriamo poi di migliorare un po' nelle prossime gare. Però complimenti come sempre agli organizzatori, perché veramente il percorso è divertente, la seconda parte con tutti i single track davvero, davvero ganza. Sapevo che in questa gara, che è la Rampichiana appunto, c'era una bellissima concorrenza, e per me già insomma riuscire a stare dietro a un atleta di livello nazionale come la Katarzyna vuol dire comunque sì avere già un risultato in tasca. E dopo ovviamente lei è molto brava tecnicamente e ha una potenza fantastica, quindi diciamo che ho retto la prima parte della gara, poi dopo ho preso il mio ritmo, se no andavo fuori giri, però sono contenta perché anche comunque una Silvia Scipioni, che è una grande atleta a parere mio e la quale appunto stimo, per me essere arrivata seconda oggi vuol dire tantissimo, e forse è proprio questo cambio di squadra e
diciamo che mi ha portato una tranquillità mentale da poter appunto affrontare al meglio le competizioni. La gara ho trovata molto bella, tecnica, perché ieri abbiamo provato seconda parte, la prima parte non la conoscevo proprio, era una bella salita, bella faticosa, e poi la seconda parte era più adatta a me perché era tutto su e giù e lì ho guadagnato un po' di più margine sulla seconda e così sono riuscita a arrivare la prima. Siamo veramente felici della riuscita della manifestazione, abbiamo avuto circa 1000 partecipanti, per cui veramente è il massimo che potevamo ottenere in questo periodo, visto anche com'è la situazione generale, quindi noi veramente siamo molto molto soddisfatti. Un grande successo per la 18ª Rampichiana. Arriva anche il nostro Daniele Bettini e salutiamo anche gli amici di Bettona. Si vestono le maglie di leader Deltos Cup e circuito Super Six. E infine la vestizione delle maglie di leader del circuito Coppa Toscana, di cui la Rampichiana rappresentava la prima tappa. Andiamo subito a vedere dalla grafica chi sono i protagonisti di Coppa Toscana. Per gli Elite Riccardo Chiarini, le donne Elite Katazina Sosna, gli Under Nicola Furiasse, Junior Ioris Lemke, Master Elite Luca Accordi, M1 Lorenzo Guidi, M2 Simone Tassini, M3 Nicola Corsetti, M4 Christian Fabbri, M5 Mauro Nocenti, M6 Renato Papaveri, M7 Stefano Salvatori e tra le donne Chiara Tassinari, Silvia Cervini, Cristiana Lippi e Beatrice Mistretta. La seconda prova di Coppa Toscana è in programma il 16 aprile a Sinalunga in provincia di Siena con la Sinalunga Bike. E da Arezzo è tutto, MTB Gran Fondo continua. Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a questo speciale di MTB Gran Fondo. Oggi mi trovo a La Vis, siamo in provincia di Trento per la presentazione del Team Bike Movement e in contemporanea ci sarà anche l'inaugurazione di questa bellissima pista di mountain bike proprio qui in centro a La Vis. Sabato 25 marzo, un bel pomeriggio di sole per la presentazione del Team Bike Movement Trentino Erbe. Ma prima di andare a conoscere dirigenti, allenatori ed atleti, si taglia il nastro della nuova skill area Bike Movement, una zona tutta dedicata alla pratica della mountain bike per i più giovani. Sono molto contento, è un'associazione nata da poco ma che ha avuto in pochi anni davvero un grande successo, attirando tantissimi giovani, ragazzi e ragazze di La Vis ma non solo. E quindi insieme a loro è un po' nata l'idea di questa skill area nel centro del paese, di fatto, che quindi sarà raggiungibile a piedi o in bici da chi vorrà provarla, girare e quindi impratichirsi con la mountain bike. E spero che sia anche l'occasione per far crescere ancora di più Bike Movement, augurando loro un grande successo per la stagione che si apre. Lo speaker Fabio Balbi apre il pomeriggio e chiama sul palco Ivan De Gasperi, già ottimo biker, oggi impegnato in questo importante progetto sportivo che è il Bike Movement Trentino Erbe, dedicato a giovani e giovanissimi. Ciao a tutti gli appassionati di mountain bike e di ciclismo in generale. Sì, finalmente si è riusciti a fare una presentazione come degna per la nostra società. E dopo, appunto, come dicevi, il mio passato, che ormai rimane il passato, ma sono sempre bei ricordi, e anche con voi stessi che venivate a riprendermi o a intervistarmi durante le gare. Adesso ci dedichiamo al futuro, perché questi ragazzi sono il futuro. Abbiamo creato assieme al comune questa piccola skill area. Praticamente un'area dove i bambini non fanno attività aerobica proprio al massimo, ma imparano a guidare la bici.
a prendere la padronanza del mezzo, che poi lo possono utilizzare sia a fare agonismo, a vincere le gare, che quello non lo neghiamo, ma anche solamente a divertirsi ed uscire a fare la spesa con la mamma, il nonno o a fare tantissime altre cose con la bicicletta. Stanno arrivando i frutti che volevi tu, che voleva tutto il direttivo e che vuole anche gli sponsor? Sì, sicuramente noi partendo da un'attività che è una promozione, poi i ragazzi crescono bene a livello giovanile e poi passano nelle categorie agonistiche come esordienti allievi e vediamo i frutti, lì dove devono iniziare a capire se la bicicletta fa per loro come livello agonistico oppure se comunque può solo piacergli per appunto, come dicevo prima, come attività di ricreativa. Le soddisfazioni appunto sono arrivate perché ci metto tanta passione, i ragazzi credo anche in me e abbiamo vinto la Südtirol Cup, che andare in territorio altoatesino dove il livello è veramente alto a me ha dato un'enorme soddisfazione, perché comunque lì ci confrontiamo con dei ragazzi forti comunque. E poi anche il Trentino Mountain Bike, che era la prima edizione nel 2022, e poi a livello nazionale comunque con Castellana, Tonazzoli abbiamo fatto, e anche Kudejev abbiamo fatto delle belle cose, e quest'anno dei nuovi ragazzini che stiamo cercando di scoprire e vediamo, dai, son sempre belle novità e cerchiamo sempre di trovare sia il campione che, come dicevo, anche il super appassionato che nel futuro potrebbe darci anche una mano. Dopo aver presentato il consiglio direttivo, i tecnici e i collaboratori, è la volta degli atleti. I primi ad essere chiamati sul palco sono i giovanissimi, i biker dai 7 ai 12 anni. Fondamentale per Bike Movement è la promozione, avvicinare i più piccoli verso l'attività della mountain bike per farli crescere, farli appassionare a questo meraviglioso sport. Per questo vengono organizzati dei corsi dedicati proprio ai più piccoli. Avere spazi protetti come la Skill Area Bike Movement, inaugurata oggi, aiuta molto nell'attività formativa. Questo spazio nuovo per noi è veramente importante. Dobbiamo dire anche che in realtà l'amministrazione e comunque altre realtà ci hanno sempre dato la disponibilità di spazi che ci hanno permesso di lavorare all'interno di aree protette. E quindi per noi, soprattutto i piccolini, poter avere un luogo ideale dove fare mountain bike è fondamentale. Siamo veramente grati di questo nuovo spazio che sfrutteremo a breve, insomma, ecco, quando inizieranno i corsi, che appunto prenderanno il via il 12 di aprile con una prima tranche adesso per poi riprendere successivamente in autunno. L'obiettivo dei corsi è quello di far apprendere ai bambini la tecnica base del mountain bike per poter andare sicuri sulla strada, in ambienti naturali e anche, se vogliamo, con altri bambini, perché l'obiettivo nostro è proprio quello di creare aggregazione in maniera ludica e che possa piacere a questi piccoli, ecco. Dopo i giovanissimi è la volta degli esordienti, ragazzi e ragazze dai 13 ai 14 anni. Tra gli applausi del pubblico, le prime ad essere chiamate sul palco sono le ragazze, poi gli esordienti del primo e del secondo anno. Siamo quei due responsabili per quanto riguarda la categoria esordienti maschi e femmine, Elton Staffa e Mirko Bizzotto. Sappiamo che ci sono 4 ragazze, che è un numero sicuramente molto importante. Come si sviluppa un po' il tuo lavoro e come rispondono le ragazze per quanto riguarda gli allenamenti, le gare? Le ragazze sono tostissime, sono fantastiche, perché comunque l'anno scorso partivamo da una sola ragazza, quest'anno sono aggiunte altre 3, che una viene proprio dal nostro vivaio, diciamo, mentre le altre 2 sono aggiunte da altre società. Sono delle ragazze fantastiche, si impegnano tantissimo, danno un sacco di soddisfazione e è una bella esperienza, perché loro si impegnano, si sostengono a vicenda e vederle proprio insieme è proprio un bel spettacolo. Sanno il salto di categoria, che è enorme, quindi noi li prepariamo per quello. Hanno quel timore giusto per affrontare al meglio i percorsi, però li affrontano con entusiasmo, con proprio voglia di imparare.
e loro vedi proprio i salti enormi che fanno in avanti, mentre i ragazzi già sono un po' smaliziati così, le ragazze però imparano e ascoltano soprattutto, e loro imparano tantissimo. Sicuramente il passaggio dai giovanissimi alle categorie esordienti è un bel salto e si sente, anche i ragazzi lo percepiscono. Però il divertimento resta ed è importante che ci sia, perché a quell'età hanno bisogno di divertirsi prima di crescere, insomma, e diventare poi dei campioni, speriamo. Ed infine ad essere chiamati sul palco la categoria allievi del primo e del secondo anno. All'interno della Bike Movement Trentino Erbe c'è anche la categoria degli allievi, 15 e 16 anni, che è una categoria molto importante perché ovviamente si lavora per portare questi atleti poi in quelle che sono le categorie internazionali, quindi c'è dietro un lavoro molto importante. Noi ritorniamo a Ivan De Gasperi, che oltre ad essere il presidente anche segue il tecnico responsabile per quanto riguarda gli allievi, quindi raccontaci un po' quello che state facendo, come rispondono i ragazzi, quali sono poi le prospettive del 2023. Allora, sì, appunto, seguo anche gli allievi. E come dicevi tu, è una categoria molto importante e molto difficile, perché i ragazzi stanno crescendo e sono consapevoli di raggiungere quella maturità dove a volte purtroppo ci sono tanti abbandoni perché la categoria diventa difficile. E bisogna farli crescere bene, fargli capire che anche se magari non è il momento giusto a livello vittorie, magari può girare la situazione, perché comincia la maturità da un certo punto di vista psicologico ma anche fisico, quindi non è detto che un ragazzo a 15-16 anni sia, come dicono, finito. Non è vero, possono ancora migliorare tantissimo. Noi siamo a loro disposizione per queste cose qua, non solo per le vittorie. Abbiamo dei begli obiettivi, perché comunque abbiamo dei bei ragazzi che hanno già portato belle soddisfazioni nelle categorie esordienti, o appunto come Mark Kudiev, che è il nostro ucraino, sta facendo belle cose. Sicuramente a livello nazionale possiamo dire il nostro, insomma, dai. In rappresentanza della Federazione Ciclistica Italiana presente Antonio Benvenuti, vicepresidente del Comitato Regionale Trentino Alto Adige. Il Bike Movement è assoluto punto di riferimento praticamente in tutta la Valle dell'Adige, partendo dalla parte nord fino a sud. Ad Avio in pochi anni si sono affermati punto di riferimento della mountain bike e soprattutto grazie alla loro qualità stanno crescendo i loro giovani in maniera veramente encomiabile, e prima facendoli divertire, insegnandogli la tecnica divertendosi, e poi se arrivano i risultati ben venga, insomma, ecco. Possiamo sapere brevemente un po' come sta svolgendo l'attività giovanile sul territorio? Ma diciamo che dopo il Covid, insomma, che ha lasciato qualche strascico, ci sono dei segnali di ripresa. Abbiamo comunque delle buone adesioni dal punto di vista del settore dei giovanissimi. Esordienti e allievi si confermano comunque in linea con gli anni scorsi. Ecco. Un grande progetto il Bike Movement Trentino Erbe, grazie ad uno staff preparato e a tante aziende che lo supportano. Dietro c'è un grandissimo lavoro, infatti devo ringraziare gli sponsor, che soprattutto sono dei grandi amici, gente qui del nostro paese, e stiamo lavorando anche per far entrare anche dei nuovi sponsor tecnici, che sarebbe una bella cosa per il nostro team. Devo ringraziare tantissimo gli istruttori che da anni stanno seguendo il mio progetto. La chiamo un po' la mia sfortuna, perché da quando ho smesso di correre per il fatto della schiena, e però è nata una fortuna per tantissimi ragazzi, quindi mi dà un'enorme soddisfazione. Grande soddisfazione per un team che sta crescendo di anno in anno e che è pronto ad affrontare la stagione 2023 sempre nel migliore dei modi.
MTB Gran Fondo, in collaborazione con